Di tanto in tanto mi capita di vagare con la mente verso ricordi di videogiochi che nella memoria sono ancora molto nitidi, nonostante non ci giochi da una vita. Ed è davvero incredibile come funziona la memoria, soprattutto nel passaggio tra infanzia e adolescenza. Ogni tanto mi balenano in mente anche ricordi legati a tali videogiochi, ma che non sono effettivamente ricordi di me che gioco, ma di qualcos'altro. In questo caso specifico di pubblicità. Ve le ricordate ad esempio le pubblicità della prima Xbox? Roba fuori di testa, soprattutto la più famosa, La vita è breve, gioca di più. E mi ricordo bene le sere in salotto con la famiglia davanti alla TV. E di tanto in tanto passava la pubblicità della prima Xbox con Halo e Midtown Madness in offerta. Una pubblicità che credo mi sia rimasta impressa più per i colori della Xbox, verde fluo su nero, che per altro. All'epoca non possedevo manco la PlayStation, figuriamoci se potessi sapere che diamine fosse la Xbox. Però in fondo questo Halo sembrava carino. Inutile dire che i miei non comprarono nessuna console, a me e ai miei fratelli. Dopo qualche anno, sempre nello stesso salotto e sulla stessa TV, va in onda un altro spot della prima Xbox. Questa volta incentrato però su Halo 2. Nessun Nessun nemico nemico potrà potrà nulla nulla dinanzi a dinanzi noi, è una frase che ricordo benissimo ancora oggi. Quello spot era breve ma super efficace e mi fece salire la scimmia per questo videogioco che non avevo mai toccato con mano, addirittura un secondo capitolo. È quel primo capitolo di cui avevo solo visto la pubblicità qualche anno prima. C'era qualcosa che continuava ad attirarmi verso questo titolo, verso quella saga, verso quel misterioso protagonista di cui non vedevamo mai il volto ma solo questo caschetto verde. Ma ancora una volta niente Xbox a casa mia. Qualche anno dopo, ancora una volta, come una costante, la mia vita è con un altro spot televisivo di Halo, questa volta Halo 3, lo spot Believe, che è senza dubbio uno dei migliori mai realizzati, non solo in ambito videoludico, ma secondo me in generale. Il messaggio che lancia, quello di credere, di non arrendersi, un messaggio per l'umanità che viene dilaniata dalla guerra contro i Covenant. Tutto fatto con i modellini e il primo piano di Master Chief alla fine che guarda in camera è veramente roba da applausi. Probabilmente quella di Halo 3 è stata una delle migliori campagne marketing mai fatte per qualsiasi prodotto. L'attesa dopo il finale del secondo capitolo era quasi insopportabile e lo slogan Finish the Fight lasciava già presagire la direzione che l'ultimo capitolo avrebbe preso, la battaglia finale contro il Covenant e i Flood. E soprattutto, questo capitolo finale sarebbe arrivato sulla macchina più potente a disposizione all'epoca, sulla nuova generazione, sulla nuova ammiraglia di casa Microsoft, la Xbox 360. Halo Reach, qualche anno più tardi, si prefiggeva il compito di chiudere definitivamente il cerchio narrativo della saga, portandoci sul pianeta dove tutto è iniziato. Ma non vidi, o comunque non mi accorsi di nessuna campagna pubblicitaria, nessuna pubblicità in TV, nessun hype smisurato, almeno questa era la mia impressione. Tant'è che ne venni a conoscenza quando lo comprò un mio amico per Xbox 360. Sembrava, insomma, passato in sordina. Fatto sta che Halo ha sempre fatto parte della mia vita da videogiocatore, solo che ancora non lo sapevo. Il mio primo vero approccio con Halo è stato tanti anni fa, tant'è che non mi ricordo esattamente quando. Però ricordo perfettamente che venni a conoscenza di una release di Halo Combat Evolved per PC e lì decisi che dovevo averlo. Dovevo finalmente iniziare la mia avventura con Master Chief, dopo che le nostre strade si erano incrociate per così tanti anni. E così lo scaricai, e voglio dire, lo comprai e mi buttai dritto nell'avventura. Non sapevo veramente niente di quello che mi aspettava, solo che si trattava di un FPS vecchia scuola. La premessa era semplice. Nell'anno 2552 vestiamo i panni di Master Chief, un super soldato geneticamente modificato, parte del progetto Spartan 2. Progetto partorito dalla UNSC per sedare le lotte interne sul pianeta Reach, ma in seguito preziosa risorsa per combattere contro i Covenant. Un agglomerato, un'alleanza di razze aliene unite da una cieca fede religiosa. A guidarci e farci la compagnia c'è Cortana, una sofisticatissima intelligenza artificiale che sembra essere una delle ultime speranze del genere umano. This cave is not a natural formation. Someone built it, so it must lead somewhere. Slow down. E che viene affidata appunto a Master Chief. I Covenant hanno attaccato, distrutto Reach e annientato tutti gli Spartan, anche se come scopriremo più avanti nella saga ce ne saranno altri. Però da Reach è riuscita a fuggire una grossa nave, un incrociatore chiamato Pillar of Autumn, diretto verso delle coordinate scoperte appunto sul Reach di un antico artefatto nello spazio profondo. Su questo artefatto a forma di anello,
che viene chiamato appunto Halo, è presente la vita, oltre a tantissime altre strutture aliene dalla funzione ignota. Ma il bello è che il gioco non inizia lì, ma sulla nave, dopo il risveglio di Master Chief, giusto in tempo per rallentare l'attacco dei Covenant, che hanno appena attaccato la Pillar. Dopo un breve tutorial iniziano le sparatorie in spazi angusti, con un sacco di nemici diversi tra loro. La prima cosa che notai era il salto di Master Chief. Dissi, ma quanto cavolo salta questo? Penso fosse proprio per dare l'idea al giocatore di controllare un super soldato con un'armatura tecnologicamente avanzatissima. Subito dopo, quando si precipita sull'anello e si trova davanti questo paesaggio incredibile, con queste mappe molto grandi e molto aperte, si rimane a bocca aperta. Mappe che permettono un discreto grado di esplorazione, poi guardare l'orizzonte e vedere la curvatura dell'anello che fa il giro e si ritrova sopra di noi è veramente fantastico ed è una delle cose che più mi ha impressionato all'epoca. Trovare poi gli altri Marines atterrati su Halo, unirsi a loro, scambiare le armi e con conseguente dialogo per ogni tipo di arma scambiato, farli salire sul Warthog con noi e farci aiutare contro i veicoli dei Covenant. Tra parentesi, vi ricordate come cavolo scivolavano i veicoli su Halo? Bastava praticamente un piccolo sbaglio nel calcolare la traiettoria e si faceva strage di Marines alleati ribaltandosi. Un'IA che mi ha stupito, sia amica che nemica, e che ritengo tutt'oggi ancora valida. Come i Grunt che si agitano ed iniziano a scappare appena rimangono da soli, senza Covenant più forti a spalleggiarli. Il gioco in generale soffre un po' di backtracking dei livelli in alcuni punti, come nelle strutture interne ad Halo, ma missioni come Silent Cartographer e la biblioteca sono ancora oggi leggendarie. La prima offre un grande esempio di level design, sia negli spazi aperti della mappa, sia negli spazi angusti, unendo una missione ed una mappa gigantesca, spostamento con veicoli e anche a piedi. La seconda missione invece cambia totalmente il mood giocherellone, virando sull'horror, con i Flood, un nuovo tipo di nemico sconosciuto prima di allora, che è sempre inarrestabile e divora tutto ciò che trova, Covenant o umani, insomma tutte le creature senzienti. Una missione fuori di testa che mette una strizza unica addosso. E poi un finale cardiopalma, con quel cavolo di Warthog che aveva quei controlli terribili mentre si doveva arrivare al velivolo dell'hangar della Pillar, con il cronometro che scorreva velocemente. Poi la distruzione dell'anello per impedire che si attivasse e distruggesse tutte le forme di vita senzienti nella galassia, e Master Chief che si toglie il casco fuori dall'inquadratura. Che ricordi. E tra l'altro mi ricordo che durante le superiori io avevo la Xbox 360 e c'era questo mio compagno di scuola che aveva la copia del primo Halo per la Xbox originale e me la feci prestare. Adesso non so dove è andata a finire, però è un ricordo che mi fa piacere ancora oggi. Halo 2, arrivato 2 anni più tardi, prometteva di portare l'esperienza FPS su console a livelli ancora più alti, grazie a diverse innovazioni fatte da Bungie. Il successo di Combat Evolved era stato enorme e c'erano grandi aspettative su Bungie e Microsoft. E contando che questo secondo capitolo sarebbe uscito verso la fine del ciclo vitale della prima Xbox, ci si aspettava che spremesse ogni singola risorsa a disposizione per questa nuova avventura di Master Chief. Innanzitutto, come già si vede dalla copertina, viene introdotto il dual wielding e vengono introdotte diverse nuove armi, sia umane che Covenant, per dare ancora più brio allo shooting. Il bello è che 2 armi differenti possono venire utilizzate contemporaneamente, tipo un'arma umana e un'arma Covenant, ma sarà impossibile per il giocatore lanciare delle granate durante questo periodo oppure fare attacchi melee senza far cadere un'arma, apportando bilanciamento alla difficoltà e forzando il giocatore a decidere di momento in momento. Viene introdotto un sistema di cura automatica del giocatore e dunque Master Chief non presentava più una barra della vita come nel primo, ma solo una dello scudo. Una volta esaurito lo scudo, se al riparo per qualche secondo si ricaricava automaticamente, altrimenti se colpiti ulteriormente si incontrava la morte. Inoltre riusciva veramente a spremere la console al massimo, presentandosi con un comparto grafico pauroso per l'epoca. Più elementi a schermo, una direzione artistica con una visione più chiara e che poi consoliderà quella vista nei capitoli successivi. Certo, non è Half-Life 2 a livello tecnico, uscito nello stesso anno, ma per essere un videogioco uscito su un hardware di 3 anni prima, del 2001, tiene botta ancora oggi. Quello che mi impressiona di più, ancora oggi, di nuovo, sono i fondali, veramente mozzafiato, che unendosi alla colonna sonora di Martin O'Donnell regalano momenti indimenticabili. Musiche che nel primo avevano già una direzione precisa e molto molto affascinante, ma nel 2 prendono vita propria e diventano immortali, con composizioni che hanno fatto innamorare videogiocatori di tutto il mondo. Già solo dalla schermata iniziale del menu si può capire come Halo 2 sia qualcosa di speciale, con quella musica eterea in sottofondo.
Halo 2, che è uno dei migliori sequel della storia dei videogiochi, non solo perché apporta tutti questi miglioramenti, ma proprio perché anche a livello di racconto amplia l'universo narrativo, mostrandoci finalmente come è strutturata questa società Covenant, ma soprattutto perché sovverte le aspettative, facendoci vestire i panni di un altro personaggio, una specie di Metal Gear Solid 2, per quanto possa valere questo confronto. Non è più Master Chief l'unico personaggio giocabile, ma viene introdotto l'Arbiter, un elite dei Covenant, che viene punito dai sacerdoti per non aver impedito la distruzione dell'anello nel capitolo precedente, e che quindi viene declassato e punito. Il suo scopo sarà dunque quello di dare dimostrazione ai sacerdoti di essere degno, e il suo obiettivo sarà quello di uscire il demone, ovvero come viene chiamato Master Chief dai Covenant. La dimensione delle mappe viene ridimensionata, ma il level design e la libertà di approccio non cambiano, anzi forse superiore a Combat Evolved, con Bungie che dà veramente tanta libertà al giocatore senza forzarlo a restare in una zona prestabilita e addirittura premiandolo in alcuni casi per uscire dalla mappa. La varietà di situazioni e di missioni che si affrontano è spaventosa e la trama ha un ritmo sostenuto in maniera eccellente. Peccato solo per quel cliffhanger nel finale che taglia troppo di netto e ti costringe ad aspettare il terzo capitolo. Un po' come il cliffhanger alla fine di Matrix 2. Ma Halo 2 non ha semplicemente cambiato il mondo dei videogiochi perché era un sequel fantastico. Il primo videogioco aveva il multiplayer, ma essendo stato lanciato prima dell'avvento di Xbox Live, risultava molto difficile connettersi, o meglio, ci si doveva accedere manualmente ad ogni sessione. E per riempire ogni stanza erano necessari praticamente i LAN party. Ma una volta arrivato Halo 2 sul mercato, il mondo degli FPS su console cambiò radicalmente, con numerose modalità, con un gameplay basato prettamente sulle skill del giocatore, perché non erano presenti bonus, killstreak o altra roba a cui siamo abituati oggi. Era come avere un FPS arena, ma adatto al ritmo del videogiocatore con il pad. Tutto questo ha preso piede grazie all'introduzione delle playlist del matchmaking, quindi ogni giocatore poteva connettersi al tipo di partita che preferiva e veniva automaticamente indirizzato in un server. Tante mappe, grandi e piccole per ogni modalità, mappe con i veicoli, mappe senza, insomma Halo 2 ha settato gli standard per tutti i giochi multiplayer da lì in avanti, facendo crescere una community enorme già di suo e consolidando definitivamente il multiplayer su console. E ripeto, veramente uno dei più grandi sequel videoludici di sempre. You ever wonder what's up there? Like what? Maybe someone up there was wondering what it's like here. I guess. Do you think we'll ever meet them? I hope so. Don't you? Halo 3 è stato speciale, nel bene e nel male. C'è chi non ha apprezzato la campagna, c'è chi invece l'ha amata, c'è chi dice che sia troppo corta e affrettata, c'è chi invece lo ritiene una degna conclusione di una saga leggendaria. Io personalmente non lo rigioco da parecchio, però mi ricordo che all'epoca mi piacque. Ricordo che mi fu prestato da un mio amico, salutiamo Giuseppe, mi fu prestato per la Xbox 360 e ci giocai durante l'estate. Halo 3 all'epoca rappresentava Xbox, Xbox era Halo ed Halo era Xbox. Microsoft aveva per le mani una killer application che poi non ha più avuto successivamente. Ha perso il suo appeal, anzi ha perso la strada, ha perso la direzione. Quante volte Sony ha provato a proporre un nuovo FPS pubblicizzandolo come il killer di Halo, ma questo non è mai arrivato, semplicemente perché Halo era di un'altra categoria. Certo, poi su Xbox era arrivato Gears of War, ma non era minimamente paragonabile alla saga di Bungie. Ed è per questo che ogni volta ci si dispera per come Microsoft e 343 Industries trattano quello che una volta era la punta di diamante dell'ecosistema Xbox. In questo terzo capitolo il protagonista assoluto torna ad essere Master Chief, ma giocando la campagna in modalità cooperativa fino a 4 giocatori e non più limitata a 2, è possibile impersonare l'arbiter di Halo 2 e altre 2 Elite. Lo scopo finale, come dicevano gli spot promozionali e i trailer, era finish the fight e chiude definitivamente una volta per tutte la saga. E secondo me ci riesce molto bene, portando un finale alla vicenda dell'umanità contro i Covenant, ma lasciando Master Chief in un sonno profondo, in attesa di essere svegliato, qualora Cortana ne avesse bisogno. Un espediente questo che non è che mi faccia impazzire, ma senza dubbio serviva a Microsoft per realizzare altri videogiochi con la propria icona preferita, come si è visto poi. Halo 3 è stato speciale, non solo per la campagna pubblicitaria incredibile messa a disposizione da Microsoft, ma perché per un breve periodo nella storia tutta la comunità, tutti i fan di Halo si sentivano parte di qualcosa di speciale,
un po' come partecipare tutti insieme a questo grande festeggiamento. Era un grande periodo per tutti, per Xbox, per i videogiochi e soprattutto per i videogiocatori. Halo 3 sulla nuova console ammiraglia scendeva a compromessi per quanto riguarda la risoluzione, infatti girava a soli 640 pixel, ma si presentava con un comparto grafico pauroso, grazie ad un HDR bellissimo da vedere, giochi di luce ed ombre veramente notevoli e degli effetti a schermo che risultano essere invecchiati benissimo, soprattutto contando che le mappe di Halo 3 risultano essere di dimensioni importanti ed i modelli dei nemici sono molto dettagliati. Insomma, pur scendendo a compromessi, Halo 3 riesce a sfruttare bene il nuovo hardware a disposizione, pur essendo nei primissimi anni di vita della console. A livello di gameplay troviamo diverse novità, tra cui altri tipi di granate, come la granata a scudo o la granata che assorbe energia, annullando gli scudi dei nemici, nuovi veicoli e soprattutto tanta varietà nelle missioni e nelle mappe. Espande insomma la formula di Halo 2, andandola a perfezionare quel tanto che basta per renderlo una vera hit ancora oggi, e difatti è uno dei videogiochi meglio invecchiati di quell'epoca. E ancora una volta il piatto principale dell'offerta era il multiplayer, che espandeva ancora una volta l'offerta portata dal precedente, ma questa volta creando uno dei migliori multiplayer di sempre per profondità, modalità, mappe e creazione. Perché ebbene sì, su Halo 3 si potevano personalizzare le lobby con le impostazioni che si preferivano. La parte migliore rimane senza dubbio la Forge, ancora oggi impareggiata e che più sviluppatori dovrebbero permettere. Una modalità in cui sbizzarrirsi per creare le proprie mappe multiplayer, ma anche per modificare quelle già esistenti, grazie a questo tool fantastico messo a disposizione da Bungie. Placement delle armi, placement dei veicoli, dei respawn, la Forge era la cosa più incredibile di Halo 3, probabilmente una delle feature più incredibili aggiunte ad un videogioco multiplayer, che ha permesso non solo un grande afflusso di nuova utenza, ma una rigiocabilità virtualmente infinita negli anni, grazie anche al file sharing con tutti gli utenti della community che si scambiavano le mappe e i file tra di loro. E senza contare che, di nuovo, sia il multiplayer che la campagna si potevano fare in split screen a 4 giocatori. Halo 3, Bungie e l'utenza erano veramente un'entità unica in quell'epoca d'oro, probabilmente un qualcosa che non si ripeterà più, purtroppo. Di Halo Reach invece ne ho già parlato in un video apposito, dunque cercherò di non dilungarmi più di tanto. Però Reach ha un sapore nostalgico molto speciale per me, i tempi della 360 sono tutti molto nostalgici e speciali per me. Ma il solo inserire il DVD nella console e stare qualche minuto a fissare il fantastico menu principale con quelle atmosfere crepuscolari era abbastanza per me. Halo Reach ci ha messo in una prospettiva dei soldati Spartan e ci fa rivivere l'evento che ha fatto iniziare tutto, cambia il tono diventando più cupo, cambia anche il gameplay, che contempla nuove funzioni come le abilità speciali per la tuta, utilizzabili una ad una. Di Reach ho apprezzato particolarmente la narrazione, molto più centrata e focalizzata per riassumere tutti gli eventi in un unico videogioco. La grafica mostrava davvero i muscoli, l'IA dei nemici era stata ancora una volta migliorata rendendo il gioco veramente tosto. Il gameplay era stato ribilanciato ancora una volta, ma il feeling rimaneva sempre lo stesso. Al contrario degli altri, però, trovo che il suo punto di forza non fosse il multiplayer, che comunque presentava diversi cambiamenti rispetto agli altri, ma trovo che la storia sia il punto dove è meglio eccelle, raccontata e strutturata in maniera stupenda, con un senso di angoscia e di mancanza di salvezza costante. Halo Reach ha fatto vedere cosa significhi essere uno Spartan al di fuori di Master Chief e cosa significhi avere un senso del dovere e di unità in quanto esseri umani. Un capitolo che ha chiuso per sempre il sipario di Halo per quanto riguarda Bungie, che non ha più messo mano a nessun capitolo e si è dedicata ad altro. La fine di un'epoca che definire d'oro è riduttiva. E personalmente ho deciso di fermarmi qui con la saga perché credo che non ci sia più veramente niente da dire. E la ricezione del pubblico sui successivi capitoli mi fa capire che in qualche modo questa mia intuizione è stata corretta. È tempo secondo me per Halo e Master Chief di riposare, ed è tempo per Microsoft e 343 di esplorare nuovi orizzonti. Io a questo punto vi ringrazio per la grande pazienza che avete avuto se siete arrivati fino a qui. Vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace perché queste cose mi supportano tantissimo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!